baby, you can fulfill. It's a hard.
Buongiorno. Allora, apriamo quello che ci serve e vediamo un po' che notizie ci sono interessanti. Xbox avrebbe lasciato andare Bungie oggi? Phil Spencer dice la sua. Intanto abbiamo questo. Che due coglioni di pezzi. Ok. Allora. Vediamo che dice. Phil Spencer, commenta il passato di Xbox, dichiara che oggi Microsoft avrebbe potuto evitare di lasciare andare Bungie. Devo farlo caricare per non fargli fare troppo casino. Incredibile. Allora, ci vediamo. Ci prega di prendere la... Oh, che bel silenzio. Perfetto. Allora, nel periodo in cui Halo Infinite arriva su Xbox, è interessante ascoltare il commento di Phil Spencer sulla gestione della relazione con Bungie. Come più attenti sapranno, il franchise di Master Chief, protagonista, è nato proprio con questo team di sviluppo. Nonostante i tentativi di Microsoft di tenere con sé Bungie, alcuni anche estremi, il team poi si è dedicato alla produzione di franchise multipiattaforma. Ci riferiamo ovviamente a Destiny, prodotto con cui Bungie ha voluto fare il salto di qualità lontano dalla casa di Redmond e ha avuto una vita molto complicata. In occasione di un'intervista il boss di Xbox ha parlato proprio di questa storia. Phil Spencer si è espresso su come la storia tra Xbox e Bungie è andata, fornendo interpretazioni molto interessanti. L'occasione, dicevamo, è propizia perché con l'uscita di Halo Infinite il pensiero va a cosa sarebbe successo oggi se Bungie fosse rimasta nell'esclusiva di Xbox. Phil Spencer ha dichiarato che Phil Spencer ha dichiarato per prima cosa che oggi Microsoft avrebbe avuto la possibilità di tenere con sé Bungie grazie al suo ecosistema. Se la diatriba si fosse scatenata nel 2021, quindi, Bungie non se ne sarebbe andata. Riguardo alla situazione dell'epoca, Phil Spencer ha commentato il momento in cui Bungie decise di abbandonare Xbox. All'epoca avevano grandi ambizioni. Videro cosa era diventato Halo ed è tipo: ok, il successo di Halo ha beneficiato a Microsoft più di quanto abbia fatto a Bungie. Non c'è molto altro da dire qui. Insomma, oggi avremmo potuto vedere con grande tranquillità un Halo fatto da Bungie, se solo le cose fossero andate diversamente. Halo Infinite intanto si è rivelato un grande ritorno del franchise più famoso di Microsoft, come vi abbiamo raccontato ma la versione fisica del gioco nasconde una brutta sorpresa. È necessario un download obbligatorio per poterlo giocare. Ah! Che storia!
Sul lato nascosto della Luna è possibile trovare il rover U2 che sta esplorando il nostro satellite. Recentemente il veicolo spaziale ha individuato un oggetto a forma di cubo all'orizzonte a nord e a circa 80 metri di distanza a novembre durante il 36esimo giorno lunare della sua missione. Oggetto a forma di cubo. Invece, quella roba lì. Il canale Our Space di divulgazione scientifica in lingua cinese, affiliato con la China National Space Administration, CNSA, si è riferito alla scoperta con il titolo di Capanna Misteriosa. Ovviamente nessuna capanna, semplicemente questa roccia che potrete vedere in calce alla notizia, sembrerebbe essere un grande masso che è stato scavato da un evento di impatto. Gli esperti dietro il rover U2 comunque analizzeranno da vicino la zona per i prossimi 2-3 mesi. Il rover, insieme al lander Chang'e 4, e Change, però con la E apostrofata, si trova sul lato nascosto della Luna dal 3 gennaio 2019. Fino ad oggi il veicolo spaziale cinese ha attraversato il cratere Von Karman, largo 186 km, e ha fatto molte scoperte davvero interessanti, come la presenza di una sostanza gelatinosa. Figo! La Cina sta impegnando molte risorse nell'esplorazione dello spazio. Recentemente, oltre ad aver inaugurato la loro stazione spaziale, i funzionari del paese hanno parlato della costruzione di una nave spaziale lunga qualche chilometro. Non solo, gli scienziati della Cina stanno lavorando a un prototipo di reattore nucleare 100 volte più potente di quello della NASA. E la Madonna! Ah, Epic Store. Le previsioni di guadagno hanno subito modifiche in negativo. Attenzione, attenzione. La Next Gen si prepara ad accogliere un gioco dal peso davvero mostruoso. E che gioco? Next Gen, che gioco è? Stalker 2 arriva nel 2022, ma nel frattempo sappiamo già quanto spazio occuperà su Xbox Series X ed è tantissimo. Ah sì? Stalker 2 è il nuovo inquietante sparatutto di GSC Game World, che uscirà per piattaforme Microsoft Xbox Series X, S e PC il 28 aprile 2022. Supporterà la risoluzione 4K 60 frame su Series X. Ci sarà il ray tracing. Dov'è? Il gioco avrà bisogno di ben 180 giga liberi. E ciò vuol dire che prenderà circa un quinto dell'archiviazione totale di Xbox Series X di 1 tera. Ma cazzo, ma non lo stavano diminuendo lo spazio? Cioè, allora, prima facevano i giochi. Cioè, prima, fino alle nuove console, in teoria si dovevano fare i giochi perché le vecchie console non ce la facevano con l'hard disk a caricare una sola volta le cose. Tipo i livelli di una mappa, le texture di qualcosa, eccetera. Quindi dovevano essere messi più volte nei file di gioco. Ora, c'hanno gli SSD super ultra mega potenti.
Perché cazzo devono ancora... Perché cazzo devono ancora usare questo metodo? Perché sarà sicuramente per questo che pesa 180 giga. Cioè, gli sviluppatori adesso non sanno usare una sola volta le cose. Questo gioco probabilmente, se... non avessero fatto in quel modo, probabilmente sarebbe pesato 80. E veramente. Bah. Attenzione, Miyazaki dice che non ci sarebbe stato nessun Dark Souls senza Ico. Ico il vecchio... Il vecchio... vecchiotto gioco che c'era. Ah, Miyazaki spiega che se non avesse giocato Ico a casa di un amico, non si sarebbe mai inoltrato nella nell'industria dei videogame. Ah. Che io Ico in realtà non l'ho mai giocato. Io Ico non l'ho mai giocato perché ho mai avuto il gioco uno e perché ai tempi non ci riuscivo a giocare. Io c'avevo la versione di Shadow of the Colossus, pare si chiami, che aveva la custodia in carta, probabilmente era tipo un'edizione speciale, no? Ecco, non sono mai riuscito a giocarlo, mai, mi rompevo i coglioni a giocarlo, perché non sapevo come si giocava quel tipo di giochi lì. Purtroppo devo ammettere che è una mia mancanza. Vediamo. C'è più niente? Attenzione. Steam, 2 punti. Atlus ha aggiunto un gioco misterioso alla sua pagina. Forse in previsione di un imminente annuncio, magari nei Game Awards 2021. In casa Atlus si sta muovendo qualcosa che fa intuire l'aggiunta di un gioco misterioso sulla pagina Steam. Prima di oggi i giochi di Atlus su Steam erano 13. Ora sono diventati 14. Naturalmente la pagina del gioco non è ancora attiva. Quindi non è possibile sapere di cosa si tratti. Vediamo. Visto il periodo, la mente di molti è corsa subito ai Game Awards 2021. Che il gioco sia annunciato durante l'evento condotto da altri hanno sottolineato come quell'elenco potrebbe nascondere anche un nuovo DLC di qualche gioco già pubblicato.
Detto questo, in questo momento mancano completamente i dettagli utili per capire quale mossa di Atrus nasconda il gioco misterioso, ma non saremmo troppo stupiti di un qualche annuncio a breve. Del resto, Sega possiede Atrus. Ha fatto capire in più occasioni di voler puntare sempre di più sul PC, quindi avrebbe senso l'arrivo di un nuovo gioco, magari qualche port di una di quelle delle sue etichette più prestigiose. Impossibile non sognare Persona 5 Royal su Steam, ma non corriamo troppo e aspettiamo gli annunci ufficiali della compagnia. In effetti, c'è Persona su Steam, non mi ricordo se c'è Persona 5, mi pare di sì, mi pare ci sia la versione normale di Persona 5 su PC. Quindi magari vogliono far arrivare anche la Royal, eh? Sarebbe interessante, sarebbe molto 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 interessante. Vediamo. Dai, qualcosa in più. Attenzione. Allora, ci aspettiamo qualche scheda grafica a basso prezzo l'anno prossimo. Questo è più o meno il titolo in inglese. Il ritorno delle GPU abbordabili. Ci si aspetta la nuova GPU 3050 con i suoi 8 giga in GDDR6. Ma in realtà niente, parla di cagate. Niente, sono speculazioni sul fatto che deve uscire la 3050 e la 2060 da 12 giga. Veramente. Xbox Game Pass, quattro nuovi giochi verranno annunciati ai Game Awards. Tra questi anche nuovi giochi al Day One per il Pass. Cioè, arriveranno molti annunci al Game Awards. Tra questi nuovi giochi al Day One per Xbox Game Pass. Saranno ben 12 i nuovi videogiochi inseriti nel catalogo. Attenzione, a dicembre saranno 12 i giochi che saranno aggiunti sul Game Pass. Saranno annunci che dobbiamo aspettarci. E più della metà riguarderanno videogiochi inediti. Azz. Ok, allora l'iscrizione è stata fatta tramite Twitter. Direttamente dall'account ufficiale che, ricordandoci i giochi che arriveranno al Day One nel catalogo, oltre a questo, il post ha lasciato intendere che durante Game Awards ci saranno ben quattro titoli annunciati. Allora.
Aspetta. Ah, ci saranno quattro titoli annunciati effettivamente. Molto interessante. Il 10 è... Non è il 10? Aspetta. Dovrebbe essere il venerdì... Ok, sì. Saranno venerdì alle 2 di notte, quindi praticamente si partirà dalla notte di giovedì se vuoi vederti. Per stare sveglio, io no. I Game Awards li vedremo al massimo il giorno dopo. Vediamo venerdì Babangula. Oppure me li guardo e poi ne parliamo venerdì. Però il fatto è che tipo finiscono alle 5. Che cazzo c'ha voglia di stare in piedi fino alle 5? Anche se ieri comunque sono stato in piedi fino alle 4. Cioè non in piedi, ero coricato. Però sono rimasto fino alle 4 sveglio. Io non c'ho voglia di rimanere così tanto sveglio. Attenzione, Netflix diventa gratis sui dispositivi Android, il comunicato ufficiale. Sì, ma poi devi pagare per tutto l'altro. Come scusa? PlayStation Now. Ecco i giochi gratis di dicembre tra GTA, Final Fantasy e Keanu Reeves. Come? L'action strategico John Wick Hex. Ah, John Wick Hex. Ok, sì. Ecco perché Keanu Reeves. Sembrava. Vediamo, c'è qualcos'altro. Skyrim è ancora sorprendente. Segreto scoperto in un puzzle dopo 10 anni. È un suo segreto. Segreto. Lancio bla bla bla. Scoprendo un dettaglio molto utile per la soluzione. L'utente ha infatti notato che l'enigma con gli ornamenti roteabili che raffiguranti diversi animali nascondono un simbolo sulla base che serve a indicare la direzione scelta dal giocatore. La freccia in questione serve a rendere più facile comprendere qual è il fronte dell'emblema. E a noi scelto. Che in base al disegno potrebbe non essere non sempre risultare un'informazione ovvia da recepire. Dato che non si tratta però di un simbolo perfettamente visibile, tanti utenti non sono mai riusciti a notarlo durante le loro prime run di Skyrim, sottolineando di essere riusciti a scoprire questo segreto solo 10 anni dopo l'uscita. Ah. Aspetta. Ah, ma intende il freccione. Non si vede. Non si vede.
Intende un freccione che c'è sotto la base. Cioè, porca troia, amico mio. Che cazzo di occhi di merda hai? Vabbè. No, merda. Cyberpunk 2077, CD Projekt Red ha velocizzato una parte della storia. Cristina d'Avena. Dopo un anno continuano le emergenze su Cyberpunk, stavolta sulla trama, che in alcuni frangenti è stata velocizzata. Se c'è un videogioco che ricorderemo negli ultimi anni per motivi più o meno diversi, quello è stato Cyberpunk. Bla bla bla. I problemi, ci sono i dettagli. Di tutti i problemi di sviluppo che Cyberpunk 2077 ha subito, ci sono stati una serie di tagli che il titolo ha dovuto subire per poter rispettare la data di uscita. Oltre ad elementi di natura tecnica, come le famigerate versioni per console next old gen, oggi scopriamo che alcune parti della storia sono state rese volutamente più veloci. Una in particolare che riguarda Jackie, il compare di V, che con un trucco è stato reso molto poco presente nella storia finale. Nonostante Jackie appaia in praticamente tutti i trailer di Cyberpunk, l'amico del protagonista viene subito eliminato dalla storia. Una cosa che ha fatto molto discutere i fan, che volevano più sezioni con lui al di là del montaggio in cui tramite un'intervista possiamo scoprire perché quella sezione è stata velocizzata dalle parole del senior cinematic designer. Se avessimo speso quei 6 mesi qui con Jackie, dal punto di vista della sceneggiatura sarebbe stato estenuante e molto lungo prima che l'azione vera cominci. Espandere il gioco prima della parte in cui il chip di Johnny entra. Per quello che volevamo raccontare dopo. Chissà se in un futuro DLC avremo l'occasione di vedere in la vita con Jackie, e chissà se nei piani di CD Projekt Red. Ah, ok, quindi non hanno aggiornato dopo per velocizzarlo, per quindi tagliare della storia. Hanno fatto l'uscita. Allora, tutto a posto. Tutto a posto. Marvel Spider-Man solo su PS5, in arrivo 2 nuovi costumi ispirati a No Way Home. Bene. Interessante. Boh, direi che sono 1:30 e possiamo anche iniziare. Fatto che il Ministero per le opere di ricostruzione. E dite. Allora. Ma che vuoi? A mappa deve farmi vedere. Pronto. Allora. Allora, librerie restaurate, sarti, banche, fabbri. Sinceramente, questo Assassin's Creed non mi sta dando la voglia di giocarlo più di tanto. Quindi io direi di farci soprattutto la storia. Dove siamo noi? Noi siamo qua.
Allora, sblocco questa. Che cazzo? Scusa. Oh, voglio questo. Per diversi mesi. Per permettere. Blocco il, soprattutto la storia. Cioè, va, andiamo avanti con la storia. E, prima però mi faccio questi. Immagino che vi sia un folle in ognuno di noi. Faccio questi un attimo. E com'è? Giusto per avere. E così. E dai. No, ok. Come? Tizio, non puoi salire qua. Dai. Per favore. Ah, ecco. Voilà. Che fastidio che devo premere la levetta, la logica a sinistra per sincronizzarmi. Ok, allora. E ci siamo sbloccati questa qua. Cazzo, non è piccola la città. O meglio, non sembra piccola la città. Ok. Allora. Questo qui è. Ricordo di Sofia. Attenzione, attenzione, attenzione. Ricordo di Sofia. Questo è il covo. Come è il covo bloccato? Che vuol dire bloccato? Mi stai dicendo? Allora, ci andiamo a fare la tomba segreta? Fortuna che le gallerie sono tutte sbloccate, almeno sembra. Cos'è? Parto, libreria, banca, medico, fambro. Sono tutti bloccati perché devo prima sbloccare la torre. Due coglioni. Allora no, dai. Andiamo a sbloccarci la mappa prima di tutto, così ci togliamo di mezzo la roba. Ma poi anche come ambientazione, non mi piace. E spostati. Non mi piace, è troppo cupa, troppo anonima, senza colori, senza. Non lo so. Non mi piace per niente questo. Questo Assassin's Creed. Non ricordavo assolutamente fosse così. Possibile che non l'abbia mai rigiocato? Io mi ricordo di aver giocato Ezio anziano. Ehi, vi diverte tutto questo? Veramente non mi sta piacendo questo assassino. Che i miliziani pensano solo alla qualità della vostra vita, solo al miglioramento delle condizioni di tutti i cittadini. Una scommessa fra ubriachi. Quanto agli asingani, sono pregati di presentarsi alla catena cazzo sta parlando lui?
Lo so, non mi convince. Mi ha convinto ancora questo assassino. Credo di non averlo mai giocato. Credo di non averlo mai giocato. Impossibile. Li ho giocati tutti, li ho giocati. Come cazzo faccio a non ricordarmelo per niente questo? Strano. È proprio strano. Perché non me lo ricordo. Da questo momento a nottetempo sarà possibile effettuare e togliti. Un po' troppo vecchio per questo genere di cose, no? Fare tutto la sicurezza di tutti. Mi ha detto che sono vecchio. Ha ragione. Ha ragione. Effettivamente è vecchio, Ezio. Dovrebbe avere forse intorno ai 50 anni, che per l'epoca appunto eri un vecchio. Ora pure se ne è 80 non sei vecchio. Ehi, guarda che schivata. La fa. Allora, un forse la città è piccola. Ho questa impressione. Si è piccolina. Non è molto grande. Dai. Che non si infila. Moser. Io non posso salire. Allora, direi di sbloccare questa torre. Vai Ezio, che fai? Allora, un downstarant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 
ma molto 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 meno di ieri, molto meno di ieri. Non è questo il modo di trattare chi si ama. Come va la gamba di tuo fratello? Le cose non sono più come una volta. Mi mancano anche i tempi. Quando stavo con i catapazzi, a quel tempo sapevamo cosa fate dell'immondizia. Come se non li avessi mai visto. Signore Dio. Ok. Vai, vai. Scappa, scappa. Io lo minaccio e lui alza le spalle e mi spiega che cosa ha in mente di farmi. Adesso sono io che lo pago per tenermelo buono. Dannato bastardo di un prete. Tu dove già? Allora, andiamo a sbloccare la torre. Dov'è? Alto là! Conosco. Alto là il sudore. Ehi, voi col cappuccio, venite qui. Allora, sincronizza.
Ingegna. Bene, e anche questa è fatta. Che fai, Ezio? Ti metti in piedi lì? Bellissimo. Pronto. Pronto. Allora. Reclutami qua. E che paura. Allure. Andiamo a reclutare gente. Muoio. Mamma mia, meno male che mi sono curato in fretta. Ehi voi, potete aiutarmi? Che cos'è che ti turba, amico? Nel distretto c'è una pazza che getta il malocchio sulla gente con monetine d'argento. Malocchio? Beh, non esattamente, ma usa vecchie monete bizantine. Ce le infila nelle tasche di soppiatto quando siamo distratti. E non è affatto divertente. Come no, minchia, soldi. Insegue il cattore il ladro, vabbè. Vedrò di dare un'occhiata. Non ti agitare. Nessun credo sensato ammetterebbe che il proprio seguace. Non accadrà più. Ladro, non te la caverai così. Guardie! Tu, ferma! Oh, soldi! Che bel trucco hai inventato. Infilare monete senza valore nelle tasche degli uomini. Ti hanno mai scoperta? Mai. Benché di tanto in tanto abbia anche preso del denaro. Ma soltanto per mangiare. Perché non fai un uso migliore di quel trucco? Schierati con gli assassini. Lavora per una giusta causa. Sarebbe bello far parte di qualcosa più grande di me. Va bene, lotterò con voi. Buono. Allora. Ah, posso reclutare altra gente. Oh. Andiamo a farci questo. Blocchiamo quella torre là. Ho come l'impressione che questi 300 metri siano tipo 150 di un gioco vecchio. Non so perché. E pop-up. Perché avevo detto che sembravano ieri? Le robe di The Truman Show. Le comparse di The Truman Show. Ok. Ah, qua ci dovrebbe essere un medico, tipo. Facciamo. Sarebbe stato bello. È interessante anche se la mappa si sarebbe sbloccata, oltre che ovviamente con i punti di sincronizzazione, che sono sempre punti di osservazione, mi confondo sempre, oltre che con i punti di osservazione, anche con con il mio passaggio, come succede in molti giochi, oltretutto. Buonasera. Che la mappa si sblocca tramite il mio passaggio. Al diavolo, non intendo morire per la causa. Maledizione. Allure. Allure. Che uccidetelo, Dio santo. Non voglio morire. Il pesce.
Vabbè. Ha spezzato il guinzaglio. Splendido, anche se pericoloso. Vai. Vai, Ezio, vai. Sincronizzati. Prendimi questo. E il fuoco? Non c'era il fuoco che usciva dalla torre. Che figura. Che figura, Ubifrost. Siate maledetti ladri. Mi avete rovinata. Spero che i giannizzeri vi cavino gli occhi e vi taglino le mani. Buona donna, che cosa vi turba? Quei bruti laggiù. Mi hanno attaccata in casa mia, derubandomi di ogni cosa. Vi prego, aiuto. Un agile fanciulla viene infastidita dalle guardie senza alcuna ragione. Proteggia. Tu dici, reclutiamo pure lei. Perché c'è Randelti ad ogni uccisione? Che due coglioni. Già vi devo la vita, signore. Ma devo chiedervi un'altra cortesia. Potete seguirmi? Dove andiamo? Alla mia bottega dove m'hanno aggredita inizialmente. Temo che abbiano distrutto o preso tutto ciò che possiedo. Fate strada. Ruggi. Si muovono male i personaggi, mamma mia. Dai. Dai. Sono ancora qui! Fuori, maledetti ladri! Fuori dalla mia bottega! Forza, ragazzi! È nostro! Posto. Il vostro aiuto è stato prezioso, signore. Mi dispiace non avere altro che il mio rispetto da offrirvi in cambio. No, non mi dovete alcunché. Ma potreste mettere le vostre abilità al servizio degli assassini. Siete brava ad arrampicarvi e potreste imparare ancora molto. Ah, vi sono grata per l'offerta. Davvero. A posto. È reclutata anche lei. Allora... Ah, che storia. Aspetta. Che fastidio. No, che fastidio. Mi... Ma perché c'è sto audio di merda quando... Mamma mia. Credo... Allora, io ricordo di averli giocati tutti. Questo non ricordo per niente. Questo non me lo ricordo. Proprio l'ho rimosso dalla mia memoria. O non l'ho mai giocato. Però io ricordavo di averlo giocato. Però non l'ho mai giocato. Quindi è la mia prima volta che sto giocando a Assassin's Creed Revelation. E mi fa cagare. Perché per adesso tutto quello che ho visto non mi piace. Tutto quello che ho visto non mi piace.
Ezio. Sei proprio vecchio di merda, eh. Sei un vecchio di merda, porca puttana. Le cose che non si dovrebbero fare. Dire? Cazzo fa? Oh. Andare qua e salire qua. Grazie. Che preda, eh? Proprio. Ecco. Perdebbala. Troia meglio. Allora va. Però cerchiamo di godere, per carità. Però per adesso il fatto è che a me piace un casino la musica che c'è nel trailer di Revelation, che bella che senza dubbio è un uomo audace. Oh, forse ho bevuto troppo raki. Stavo canticchiando la cosa del trailer. Ok, no, di là non si può andare. Allora, quindi questa zona qua non è accessibile. Ok, andiamo a venire a distruggere questa. Questa si può fare. Capisco per quale motivo quella specifica torre non sia accessibile. Scendete o vi farò scendere io. Guardare un attimo dove. Beh. Che cazzo che ti frega?
Uno su. Passa. Merda. Aspetta. Sono medicine. Un altro mercenario slavo. Questo ha un'aria familiare. Siamo con voi. Possa la Vergine Maria proteggervi. Coraggio. Colpite! Signore misericordioso, devo andarmene subito. Continuate così. Vi sosterremo sempre. Ehi. Allora, dicevamo, aspetta, che cazzo devo fare qua per... È buono un attimo. Dobbiamo tirare. Acciuffato dall'imbecille! Sono sicuro di averlo. Lo vedo! Forza! Forza! Stiamo perdendo! Oh, maledizione! Ci sta sfuggendo! Più veloci! Ci sta seguendo! Allora... Via! E... Io me ne vado! Dio santo! Ok. Mamma mia, non stavo capendo niente perché mi stava finendo la salute ogni volta. Allora, inizio. Che era quel... E comunque non mi piace la città. Per carità, fatta... Vabbè, la grafica c'è. Ma proprio... È cupa. Un po' troppo cupa. Non mi piace. Assassino! Assassino! Di che? Non hai nulla da temere, amico. Non rivelerò la tua identità. Ah, il cielo te ne renda merito. Scusa l'esuberanza, ma anch'io mi addestro per diventare un assassino. Sono forte, veloce e un discreto donnaiolo. Promettente. Che ne dici di una gara? Ti mostrerò la mia abilità. Diciamo fino a quel punto laggiù. Ok. Bene, potrei avere qualche istante. Va bene, via! Oh. Te l'ho detto che ero bravo! Oh, questo. Oh, fanculo, aspetta. Aspetta. Amici. Me lo devo un attimo rifare. Io non avevo visto che si doveva andare su. Te l'ho detto che ero bravo. Sì, sì. Veloce. Andiamo. Perché devi fare sta roba? Hai visto, eh? Che cazzo, dai. Tira le palle tu. Forza! Devo
troppo caffè. Non ho mai visto nulla di simile. Piuttosto rischi. E la cavi, vecchio. Ah, fanculo. Anche tu hai un talento naturale. Yarman, quello chi è? Ella viene a conoscere il mio nuovo mentore. T'avevo detto che era un assassino, amore mio. E tu che ne dubitavi? Merhaba, Effendi. Ci stavamo giusto allenando, Ela, e discutevamo di tattiche e cose simili, no? No, discutevamo di quando iniziare il tuo addestramento. All'alba, ogni giorno, Torre di Galata. Intesi? Evet, certo, mentore. Ok. Ok. Sì, ma non mi fare queste cose, che fastidio che ogni volta che cerco di guardare la mappa ci sono le cose che ci sbloccano. Allora. Allora, perfetto. Allora, dobbiamo. Allora. Allora, quindi allora. Allora, allora, allora. Allora. Andiamo a sbloccare quest'altra. Questa torre qui. È proprio bella quella canzone. Peccato che non posso farla sentire. Però mi uccidono. Proprio. Malvagi e rabbiosi animali. Uccidono chiunque si trovino davanti. E per questo devono essere annientati il prima possibile. Scusi. Non c'è bisogno di essere scortesi. Non avere esitazione. No, allora c'è un ragione che si può. Affanculo. Voilà. Allora, abbiamo 13 su 22. Questo è un 22, questa cittadina piccola, 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 piccola. Perché nessuno interviene? Ma solo il 25% mi tolgono adesso questi? Quando ho perso il forno pensavo che ce la saremmo cavata. Allora. Strumenti illegali delle stime. Allora. Romando delle animus. E a quanto ho letto, frammenti dell'animus poi serviranno a sbloccare quei ricordi che ci sono di Desmond, che sono nell'isola, quella
Dove vai? Dove vai, Ezzi? Dove vai? Non c'è un cazzo. Guarda. Ah, c'era una porta. Questo. Allora. Sì, ma che fastidio, allora. Uno spettacolo notevole, ma perché? Degli assassini. Ognuno deve collaborare. La faccenda, meglio andare. Possibile effettuare delle rapide ispezioni casuali a botteghe e case per garantire la sicurezza di tutti. Che storia. A quanto pare il legario principe salito nei posto. Scusa, mi stavo prendendo le cose dal forziere, approfitterà della sua presenza per seminare dissenso e radunare un nuovo esercito per la propria casa. Il comandante della milizia bizantina locale chiede a tutti i rispettabili cittadini del quartiere. Quella? Sì. Chi si è poi? Non deve starci con la testa quello. Farà male a qualcuno se va in giro così. Non ho mai visto nulla di simile. Opa. Voilà. Allora, che bello. Che bello quando la mappa è ben sbloccata. E ancora non è ben sbloccata, per essere precisi. Però si vede la città. Oh, voilà. Fortunatamente in questo hanno velocizzato il fatto che sono sottoposti, che diavolo, quello è un fatto nervioso. Pietà, riportatelo indietro. Non ho fatto nulla. A posto. Impressionante. Meglio che stia alla larga dalle guardie, però. Quello assomiglia. Sono qui, fratello. Non ci sfuggirà. Presto! Circondatelo! Ha degli abiti in sola. Se solo sapessero quanto guadagniamo grazie ai loro cadaveri. Grazie mille, amico. Continuate così. Quanti ne hai uccisi tu? Aiuto, un assassino! Chi sono? Prendetelo!
Allora, io ti prego, lasciami. Che fa fastidio. Che fa fastidio. Ma fino a domani nella vita vera? No, prego. Mentre vaffanculo, la torre la spunta. Cazzo. Finirà con l'ammazzarsi. E dal... dal 2 che mi dite che mi finirò per ammazzare, ma ancora non è successo, quindi ok, la torre l'abbiamo sbloccata, quindi vaffanculo, bene così. Un aspetto familiare. Sì, sì, cazzo che ti frega. Andiamo. Prova a prendermi, dai. Dai. Eccoci, eccoci. Vai. Cassette su 22. Cassette su 22. Quello devo bloccare. Prima blocco. Questo
Indietro, vecchio! Cazzo che ti prega. Sempre comunque. Maledizione, ci sta sfuggendo! Entrerà in vigore dal primo giorno del mese. Coloro che ometteranno il proprio fiscale. Per quale motivo? Mi è familiare. E sali. Non mi sfuggirai. E che Ah, fanculo. Non voglio saperne nulla. Che cazzo. Merda, capitano in fuga. E non lo prenderò mai. Non è ciò che sembra. Più veloce, lo stiamo facendo. Non è ciò che sembra. Che cosa ci fai quassù? Me ne sto andando come se non vi avessi mai visto. Va via, merda. Pazzo. Dannazione, ma dove... Qualcuno lo fermi! Merda! Più veloce! Qualcuno lo fermi! Non uccidermi, vi supplico! Ok, allora... Uccidetelo! Lì! Me ne vado! Un altro mercato. Eppure non mi convince. Avete vinto! Me ne vado! Sto idiota! Mi colpite, please. Ok. Mamma mia. Vai, incendio. Qua c'è il fuoco. Sì, no, non credo di averlo mai giocato questo Assassin's Creed. Mi duole dirlo, ma credo di non averlo mai giocato. È incredibile. Pensavo di averli giocati tutti, giuro. Tutti. Che combini? Ezio, che cazzo fai? Ezio, che cazzo fai? Vabbè, metti a posto questa, per favore. Grazie. Non siate timidi, venite avanti. Io... Un po' di rispetto tra gente civilizzata. Arrivederci e grazie. Salve.
Nobili prezzi per no. Balestra, balestra. Quanto? Bene. Bene, vedo che l'apparenza inganna. Bene. Venite, rispondete al richiamo. Porca, ma io dovrei... Si vergogna così. Acciuffate quegli assassini, liberate... Sono in grado di eseguire la maggior parte degli interventi. Ehi tu, hai l'aspetto di uno che ha una grande opinione di se stesso, ma a me sembri decisamente spregevole. Che cosa mi dici di questo, Pidocchio? Duello, mostri di significato della propria umiliazione. Se avessi un messaggio per te, amico, lo recapiterei a tua madre. Come osi? Adesso ti faccio vedere io. Aezio. Sì, bravissimo! Vai, bellezza! Bravissimo. Vai, vai! Sì, bravissimo! Sì, bravo! Sta buono e lascia in pace i passanti. Sorpresa! Vai sul serio. Sei caduto in trappola, vecchio. Oh no. Perché mai dovuto sfidare? Non coprirti di ridicolo. Sono la clava di Costantini. Oh, è mai rotto il cazzo. Siamo pari, d'accordo? Sei un combattente abile. Anche tu, benché un poco incauto. Che ne diresti di mettere quei pugni al servizio degli assassini? Vuoi dire fare a botte per una causa e non soltanto per diletto? Sono certo che potresti addirittura divertirti. Evette, ti credo, amico. D'accordo? Bravissima! E me la ricompensa? Allora. Uccidere quello lì? No, sbagliato. Aspetta. Ok, ora non più ricercato. Allora, dicevamo, cosa di qua? Ai ministeri stranieri si chiede di non suonare nelle vicinanze delle... C'è una ragione per i vostri modi bruschi. Immagino che vi sia un folle in ognuno di noi. Aspettate. Cosa stai facendo?
Ma se pensate che noi siamo vinti servitori della pace, ripensateci. Cioè, irritateci e morirete. Tu irritami e muori. Sì. Visto che è calmissimo. Sopporrerai la morte se mi rompi i coglioni. Sono torri inutili queste. Veramente tanto inutili, porca puttana. Ezio, porca di quella puttana. Guarda te. Body shaming di chi? Che dici, Vincenzo? Che dici? Please. Ezio. Vedete? Vuole prendere questo. Tuo padre gli fa schifo. Ma fa cagare in questo capitolo, che ti devo dire? L'avessero fatto bene. Ma fa cacare. Non vi ho già visto prima. Sì. Allora. Si farà male. Allora, ragazzo, capito che sei un vecchio di merda, ma porca puttana. La facciamo. Doppia. Al diavolo. Meglio andar via subito. Chi vuole? Che parla. Non meriti la solitudine e non c'è bisogno che tu provi paura. Lascia che ricambi la tua cortesia con l'azione, assassino. Se mi accetti, mi unirò alla tua causa. A posto. Allora. Base degli assassinati. Facciamo questa missione principale. Ok, abbiamo praticamente finito di bloccare il posto. Siamo pronti. Buonasera. Ho visto gente più allegra sul patibolo. Risparmiatevi l'ironia, Effendi. Oggi i bizantini ci hanno rubato i guadagni di 6 mesi. Mi dispiace, posso aiutarvi? Forse. Per secoli la mia gente è stata diffamata e insultata. Ci hanno chiamate streghe e stregoni. E allora sia. Non rifuggeremo più questi epiteti, ma li accoglieremo. Incoraggiamo queste voci, già che è meglio essere famigerati che ignorati. L'idea mi pare buona. Ecco il piano. Chiunque abbia toccato quella cassa di denaro deve morire, ma con discrezione. Come se fosse stato maledetto. La maledizione a Tingana sarà la nostra benedizione. Forse allora si decideranno a lasciarci in pace. Un gruppo di templari bizantini ha rubato un forziere a Tingano, pieno d'oro. Avvelena chiunque osi toccare il forziere, facendo così credere che sia maledetto. Avvelena tutti i personaggi mettiti in tribù di Tingana. Avvelena. Bitmiyor ya.
Ah no, quello è... Una spregevole, infernale piaga aleggia su di noi. Quindi, oh, non è che... grazie. Allora. Assolutamente al di là della mia comprensione. Beh. Come le assoldo? Premo B. Come possiamo aiutarvi? Merda. Allora, sì, dicevamo. Ah, ma c'hanno una... No, minchia, adesso c'è una camminata prestabilita loro. Ma che dobbiamo va? Che dobbiamo va? Vedi cosa vendeva quel medico? Perché da queste parti passano sempre i matti e i venditori di merda? C'è forse un cartello di benvenuto che non ho visto? L'ho legato all'inferriata della torre ed è stato molto divertente. Continuava a gridare avanti rabbino, avanti rabbino, qualcosa del genere, finché l'inferriata non ha ceduto ed è morto. È una strana cosa. Allora avevo ragione. Non è che è quello che deve morire. Nuova ragazza dal Despoina. Ora mia moglie vorrebbe una nuova casa. Fate strada. Ah, ecco. Dio, non posso credere quant'è pesante. Vuoi che la porti io? Subito! Madre misericordiosa, questa non può essere che opera del demonio! Lascialo! Non possiamo restare! Qui la guardia. State male! La guardia! E dobbiamo qua! Tipiamola! Portateci da qualche parte buona, bella. Vieni. Ma che diavolo succede qui? È la maledizione a Tingana. Eh sì. Dio ci aiuti. È stata una brutta idea. Venite. Andiamo. Che sta facendo questo? Il principe Salim è apparentemente fuggito verso Kefe. In questo momento le notizie sono frammentate. Lasciatemi stare! Non faccio del male a nessuno! Possessione demoniaca! Cos'altro potrebbe essere? Dio mi protegga! Che stolto sono stato! Boh, recuperiamo il forziere. Dicono che a casa se gli umori non sono bene allineati. I vecchi trucchi sono sempre i migliori. State attento, Ezio. Ho saputo che la cassa è maledetta. Dove andiamo, mia bella signora? Di qua. E state in guardia. Ma
Avete mai sentito il termine gitano? Di frequente, sì. Sapevate che questa parola deriva dall'errata convinzione che la mia gente provenisse dall'Egitto? E lo trovate offensivo? Lo trovo buffo. Il mio popolo proviene dalla Persia orientale, ma in qualche modo siamo diventati cittadini di una terra che non abbiamo mai visto. La gente è lesta a giudicare e lenta a correggersi. La gente è stupida. Talvolta. Ezio, la risposta più semplice è sempre la migliore. Scappano tutti. Dovreste controllare, assicurarvi che ci sia tutto. Vi siamo riconoscenti, Ezio. Ed ora in poi potete contare su di noi per qualunque cosa, quando volete. Sta bene. Se per caso dovessi aver bisogno di denaro, lo chiederò a voi. Denaro. Ezio, ma che cazzo dici di denaro? Deficiente di merda. Guarda, Ezio. Ah. Allora, dov'è adesso la missione principale? Esiste la missione principale? E quindi? Quello lo puoi fare. Se solo Tremunda potesse vederlo. Ah, ottima esibizione. Avete visto anche voi? Va bene. Pam Voilà. Allora, vediamo un attimo. Sì, solo questa parte qua non posso entrare. Fastidio. Fastidio. Soffrirai di più se non ti arrendi su. Cazzo, viva. Oh, uccide se guardi in merda. Combatti per una causa onorevole e giusta, non solo per la tua vita. Se posso aiutare altri come tu hai aiutato me, lo farò volentieri. Brava. Ok, allora. Ci sarebbe, perché questa torre qua, qual è la torre? Torre qua. Andiamo
Andiamo a reclutare un altro, ah? Che altro perché devo tornare nella parte nord della città, a quanto pare. Perché? Perché non ti devi arrampicare? Non siete un po' troppo anziani per queste cose. Allora, devi farti i cazzi tuoi. E due, farei tu il vecchio di merda. Ehi, vi diverte tutto questo? Parapinorpa. Senza dubbio è un uomo. Piacere, redditizio. Pamparampa. Pamparampa. Allure. Venite a farvi curare. Benessere per tutti. Vedi al cazzo. State attento, idiota. Non lo voglio sapere. Voglio ucciderlo. Ne vale la pena. Allora. Bravo, e zio. I bifolchi vanno giù. Quell'uomo ha un aspetto molto famoso. Molto divertente. Da quando abbiamo riaperto la locanda. Scusa? Scusa? Oh. Quello non può essere il prodotto di una mente sana. Allora, dove posso fare? Troppo vecchio. Oh, perché tutti mi danno del vecchio, porca puttana. C'è una ragione per i vostri. Il suo arzillo, eh. Ok. Potete anche farvi incidere brufoli. Ho anche altri articoli, tutti confezionati con la mia leggendaria. Come ti sei messo, Ezio? Fratello, un arma sorpresa.
Andiamo da Sofia. Dio, ti prego, salvami. Si è rimasta a guardare abbandonando i propri fie... Sarà meglio che vada da mia madre. Che sorridi. Chi c'è? Fai a non essere stronzo, i segni sulla chiave sono familiari. Il materiale l'ho già veduto prima. È simile alla mela dell'Eden, un'antica tecnologia risalente alla prima civilizzazione. Dove sono? Che succede? Che accade? Masiaf, 1189 Altair, a 24 anni, il custode del mentore. Ferito? La caviglia. Come ti chiami, fratello? Altair, figlio di Umar. Umar? Ah, sì. Era un bravo uomo, morto così come è vissuto, con onore. Altair! Ci hanno traditi! Il nemico ha occupato il castello! Te la caverai. E Al-Molim? Dove si trova? Era all'interno quando i crociati sono entrati. Non possiamo fare niente per lui. Altair, lascia perdere. Dobbiamo ripiegare. Quando chiudo la porta del castello, aggirate i crociati nel villaggio e spingeteli nella gola. Non hai alcuna speranza. Abbas, niente errori. Ok. Offriti un varco fino alla porta di Masiaf. Beh, sì. Basta che corro dritto. Lo prenderemo! Dannazione! Lo sto perdendo! Lì! Forza, forza! Sono con te, grazie, per favore. Da che parte è andato? Un altro passo e il tuo mentore morrà. Eri brutto. Non te ne andrai vivo di qui, traditore. No, tu fraintendi. Io non sono un traditore. Perché non posso tradire coloro che non ho mai amato. Allora sei due volte miserabile, perché hai vissuto nella menzogna.
Cosa è successo? Cosa adesso ho visto? Chiami il tuo cane a proteggerti? Oh, mi deludi. Perché non condividi ciò che hai appreso con tutti come un assassino che si rispetti? Perché non condividi con i tuoi fratelli la reale estensione della tua ambizione? Dov'è il tuo senso di fratellanza? Prendi, cane! No, non ce l'ha, per favore. Un altro buon uomo muore e tu ancora non dici nulla. Sono stupito. Ma hai insegnato molte cose al Mualim, ma la pazienza non è mai stata fra queste. Parla ora, o ti taglierò la lingua così che tu non possa parlare mai più! Ehi? A posto. Hai troppa fiducia nel cuore degli uomini, Altair. I Templari conoscono la verità. Gli uomini sono deboli, vili e ignobili. No. Il nostro credo dimostra il contrario. Quanto cazzo è brutto! Forse non sono abbastanza saggio da capirlo. Ma sospetto il contrario. Che sono troppo saggio per credere a una tale follia. Gli hai dato un'occasione per conservare la dignità. Perché? Nessuno dovrebbe morire senza conoscere la gentilezza. Ma ha rifiutato la tua cortesia. Era suo diritto. Altair, t'ho visto abbandonare la fanciullezza in così breve tempo che ciò mi riempie di tristezza oltre che d'orgoglio. Ti adegui al ruolo di tuo padre come fosse stato pensato per te. Non lo conoscevo bene come padre. Era prima di tutto un assassino. Anche tu sei nato nell'ordine. Te ne penti? Posso pentirmi dell'unica vita che abbia mai conosciuto. Potrebbe accadere col tempo. E starà a te scegliere la via che preferisci. Vieni, ragazzo. E tieni pronta la lama. Questa battaglia non è ancora vinta. Chi se ne frega degli abitanti sotto attacco? Hola, Wild. Está bien, está bien. Quindi contenevano ricordi registrati queste chiavi, questi antichi sigilli. Ma che cos'è che cerca di dirci Altair, mi chiedo? Cosa vuole che sappia o che apprenda il futuro? Ok, quindi... Sto come sempre. Posso sconfiggere i fastidiosi mal d'orecchi con il salnitro e la polvere di zolfo. Se però non ti vai ad incastrare i cazzi. Thank you.
È su una lunga strada, Mirko. Temo solo a Revelation. E sto de pensar. Di cazzo è gusto. Coglioni di merda. Muri. Che fa? Stupido. Uno dei tuoi assassini ha scoperto nuove informazioni sull'uomo noto come la Sentinella. È il momento di eliminare questo traditore. Non farti individuare mentre cerchi per fermarsi. Esatto. Hai notizie del traditore Vali? L'avete trovato? Lui ha trovato noi, mentore. Stamane due confratelli sono stati rapiti da questo covo. Adesso Vali chiede che cediamo la nostra proprietà ai Templari. No, noi non trattiamo con coloro che fanno leva sugli ostaggi. Noi li rintracciamo e li facciamo fuori. Allora dovremmo dividerci e rastrellare Galata. Non c'è tempo da perdere. A posto. Un altro mercenario. Pentirai di essere nato. Prendete quel bastardo! È stato Vali a farti questo? Scordati di me. È un tranello. Mi ha rapito per allontanare gli assassini dal quartier generale. Sarà diretto lì ora. Ma c'ha... Che problemi aveva il braccio? Ma perché? Perché questo è il più problematico per adesso? Mio Dio. È un gioco di merda. Revelation è una merda. Revelation è veramente una merda. Ma qua che ne so, vince non. No, io lo dico e come, Mirko.
È un gioco di merda. Sai chi è a vincere l'hanno scammato? Quelli della del The Space per Spider-Man. Volete del lavoro di qualità? Sei un soldato abile, Ezio, ma non potrai salvare questa città da solo. Ti seguirò dai sentieri. Se non scendi subito, comincia... E fermo. Qui la sentinella, andiamo. Oh, sbagliato. Un tempo il vostro credo mi era necessario quanto l'aria e l'acqua, ma poi i turchi invasero la Valacchia e voi assassini non muoveste un dito. Come potevo continuare a credere? Se la filosofia d'un uomo non gli lascia difendere la sua gente, la sua casa e la sua famiglia, come può giovare al mondo? La pace sia con te. E con il tuo spirito, che cazzo dicono? Ah, merda, ho finito la sequenza. E che vibrazione. Claudia, sono entrato in possesso di una delle chiavi di Masyaf. E non è tutto. Ho anche scoperto una mappa, cifrata con segni e simboli, che ritengo mi condurrà alle chiavi restanti. Il suo significato rimane per me un mistero, ma per fortuna ho incontrato una veneziana disposta ad aiutarmi a decifrarla. Non devo far troppo conto sul mio successo. I Templari hanno ancora una chiave, e per recuperarla mi servirà ben più dell'aiuto degli assassini. Se riuscissi a farmi degli amici alla corte ottomana, l'accesso ai segreti di questa città mi risulterebbe molto più agevole. Dai. Ok. Guerra incivile. Una piacevole sorpresa, Ezio. Avremo da raccontarcela se domani a quest'ora non sarò morto. C'è questa possibilità? Abbiamo saputo che i bizantini intendono penetrare nel palazzo Topkapi, ora che il principe Solimano è tornato dal suo pellegrinaggio. Se colpiranno, lo faranno stasera, alla mostra culturale organizzata dal principe. Qual è il nostro piano? Fratello, questa non è la tua lotta. Non c'è bisogno che ti mischi negli affari degli ottomani. I bizantini hanno trovato una chiave sotto il palazzo e vorrei saperne di più. Ezio, a noi interessa proteggere il nostro principe, non interrogarlo. Fidati, Yusuf. Dimmi solo dove andare. All'ingresso del Topkapi. L'idea è quella di travestirci da musici ed entrare a palazzo. Troverò un travestimento e vi raggiungerò lì. Templari intendono attaccare la famiglia reale ottomana. Unisciti a Yusuf, proteggi i reali ottomani e guadagnati la loro fiducia. Arriva prima di Yusuf al palazzo, capi? Bam
riparati. Oh, riparati. Sta correndo dritta verso la caserma. Ti legheremo al palo più vicino. Tuo fratello. Dio ti ha abbandonato, assassino! Voglio dire, essere giura per te. Con un'infezione così. Scusa? A volte è necessario insegnare le regole ai forestieri. Basta un po' di rispetto per mantenere la pace. Qualcuno ha affrontato quei bastardi. Dategliela pagare. Merda, più veloce, sta scappando! Okay. No. Eccolo, ha fatto! Mamma mia. È morto uno dei sospetti congiurati. Ha scoppiato il cuore. Ho capito. Proprio come a quello strano cavaliere infedele. Muori! Te lo ricordi? Quello del naufragio. Qualcuno ha affrontato quei bastardi. Allora, uno. I guerrieri valorosi diventano che abbiamo delle leggi. Ancora un altro minale come ha pepisciato addosso. Diventano dell'ottimo combustibile. L'arena sta pronta che pensava come un tamburo. Porca puttana. Molto divertente, davvero. Muoviti! Molla! In pattuglia ultimamente si incontrano tanti disgraziati. Ovunque si guardi, sembra esserci qualcuno in cerca di guai. Dannazione! Mica li staremo importando per qualche motivo. Eh? Via, bastardo! Colpitelo presto! Un assassino! Merda, io ti prego, voglio sparire, ti prego. Colpite ora! Risparmiate questa buona vita, Effendi. È già di per sé una punizione. Io ti prego, lasciami vivere, ti prego. Ti prego, un figlio! Lasciami andare in pace! Allora. Ah, fanculo. Oh. Posso adesso salire? Grazie. Perché non mi salti, Ezio? Ezio, salta, puttana Eva! C'ho voglia! Che coglione! Oh, eh. Ma ero già arrivato, non rompere i coglioni, eh! Menestrelli dall'Italia. Credo proprio che mi divertirò. Io delle città. Delle nostre città. E voglio uscire anche quest'altro. Dai. Cos'è che devo fare? Scusa. Menestrelli dall'Italia. Credo proprio che mi divertirò. Giustizia! Giustizia! Posso... Via. Niente. Qua soldi. Scusami. Portate all'eroe una botte di...
di liquore che gli lo... Ah, che bello. Che bello. Che soddisfazione prendere a pugni questi qui. Sì, ma non mi ansimare così forte delle orecchie, Ezio. Che cazzo. D'accordo, hai evitato la... Oh no, mi hanno riconosciuto. Sta scappando. Oh, merda. Che non mi devo far riconoscere. Che palle. Arriva un uomo potente che difende la povera gente. E te. Andiamo. Posto. Ho un'aria ridicola. Mi sento ridicolo. La mia lama è troppo appariscente vestito così. Tu sei armato? Nessun problema. Tu indica i bersagli e noi li faremo fuori. Sai suonare quell'affare? Ho imparato qualche accordo quando ero giovane. Quando mai sei stato giovane? Lo uccido lo stronzo. La corte è chiusa al pubblico. Voltatevi e iniziate a camminare. Perdonate, buon signore. Facciamo parte dello spettacolo di stasera. Qualunque vecchio pazzo può andare in giro con uno strumento. Fila via. Costantino, ti prego, fa sì che mi sanzione strangolato. Costantino si rivolterebbe nella tomba se Istanbul non fosse ancora bella alla vista. Che strazio! C'era una volta tale Duccio, un ratto dei gusti Ma che cosa fai? Ogni volta che mostrava il muso a suonargliele, entra e ammorba gli ospiti con quel rumore. La bella Lucrezia si dannava perché sazia mai era d'amanti. Eppur sospetto che bastassero altri due o tre fratelli, mica tanti. Io canto in italiano e qui nessuno mi comprende. Ma il greco non lo conosco e il mio turco è tal che turco s'offende. Son vestito da buffone, faccio lo stupido e il mimo, imito coloro che disprezzo. Allora aspetta, devo sentirlo col doppiatore originale. Young Cesare, I heard him say, could not be killed by man. So I tossed him through the air to see where he might land. While traveling through Folly, I took her at her leisure. She said it's strictly business, such business was my pleasure. Cesare, oh Cesare, a man of great depravity, believed himself immortal till... had a date with gravity. There once was a man named Duccio, a rat with lecher's taste,
Whenever he would show himself, my fist would find his face. No one understands my plight, the life of a musician, singing for impatient men, eternal condition. Vieri, oh Vieri, yes, he of Pazzi fame, was just as mad as his old man, and he did just the same. The things I do to save the world surprise me time to time, like learning how to play the lute and making these words rhyme. My tagless minstrel, I sing off key for coins. If you spot me in the street, please kick me in the loins. I'm dressed up like a jester, I act the fool and mime. All the actions of those I curse and run down all the time. I will sing in praise of children, I will croon in praise of dames. Va bene, basta, basta. Va bene così, va bene così, rimettiamo in italiano. Mi aspettavo che cantasse veramente in italiano. Invece. Invece. Cesare, uomo di grande depravazione, si riteneva un essere immortale, ma dopo una caduta mutò di convinzione. Per giudicare una donna, osserva chi attorno a lei c'è. Se vuoi passar per saggia, passa la notte con me. Ieri, oh, ieri, sì, lui della famiglia dei pazzi era matto come il suo vecchio e gli toccò la stessa sorte tra i miei lazzi. Le cose che faccio per salvare il mondo ogni tanto mi sorprendono da solo, come imparare a suonare il liuto o con le rime a prendere il volo. Perché perdo tempo a cantare? Mi chiedo io sincero, ma voi che state ad ascoltare, davvero il vostro gusto è zero? Mentre vagavo per Forlì, ebbi questo incontro caloroso. Lei disse che erano solo affari, ma di questi affari son goloso. Canterò in lode ai bambini, sussurrerò in lode alle dame, declamerò in lode ai cavalieri, si fa davvero tutto per fame. Chi era dama di ferro della Romagna, rosa d'acciaio temprato, avrebbe risuscitato i morti e insegnato ad amar senza peccato. Oh, le bellezze di Firenze possono sciogliere il cuore. Attenti alle donne di Roma, però, vendon caro il loro amore. Ah, è vero, Mirko. La bella Lucrezia si dannava perché sazia mai era d'amanti. Eppur sospetto che bastassero altri due o tre fratelli, mica tanti. C'era una volta tale Duccio, un ratto dai gusti libertini. Ogni volta che mostrava il muso a suonargliele ero tra i primi. Nessuno che capisca la mia condizione, la vita di un musico è dura. Cantare per uomini impazienti è una malattia senza cura. Sono menestrello stonato, canto in cambio di monete. Se mi vedete in strada, prendetemi a calci se volete. Io canto in italiano e qui nessuno mi comprende, ma il greco non lo conosco e il mio turco è tal che turco s'offende. Costantinie, ti prego, fa sì che Bisanzio resista. Costantino si rivolterebbe nella tomba se Istanbul non fosse ancor bella alla vista. Prima che Rodrigo fosse papa era un uomo pieno di vizi, poi salito al soglio pontificio
dei suoi vizi ha alzato i prezzi. Al giovane Cesare sentì dire che non poteva essere ucciso da nessuno. Così lo lanciai in aria, finendo purtroppo per deludere qualcuno. Il torvo doge di Venezia, uomo malvagio e assai poco cristiano, si incollerì non poco quando mandai a monte il suo piano. Son vestito da buffone, faccio lo stupido e il mimo, imito coloro che disprezzo e non v'è nessun che temo. Il canto di un menestrello, dicono attiri fanciulle d'ogni sorta, ma quando sono io a cantare, fuggon tutte verso la porta. Io canto in italiano e qui nessuno mi comprende, ma il greco non lo conosco e il mio turco è tal che turco s'offende. Questa volta tale Duccio, un ratto dai gusti libertini, ogni volta che mostrava il muso a suonargliele ero tra i primi. Questo sì che è un movimento che mi piace. Bravo per Forlì, ebbi questo incontro caloroso. Lei disse che erano solo affari, ma di questi affari sono goloso. Le cose che faccio per salvare il mondo, ogni tanto mi sorprendono da solo, come imparare a suonare il liuto o con le rime a prendere il volo. Oh, le bestemmie di Firenze possono sciogliere il cuore. Attenti alle donne di Roma, però, vendo caro il loro amore. Madonna. Dica a me. In questa corte non c'è nessuno. Ma non vedo il principe Solimano. Seguimi. Chi era dama di ferro della Romagna, rosa d'acciaio temprato, avrebbe risuscitato i morti e insegnato ad amar senza peccato. Prima che Rodrigo... Stavo facendo esattamente quello che fanno quelli con Luthor, rompere questa i coglioni. Questa sì che è una festa. Solimano, nipote del sultano e governatore di Kefe, e ha solo 17 anni. Ci siamo già conosciuti. Mi ha detto di essere uno studente. E quello chi è? Suo zio, il principe Ahmet. Ahmet. Il figlio prediletto del sultano. È destinato a prendere il suo posto alla guida del sultanato. Alla vita! Alla salute! Vieni, abbiamo altri bizantini da trovare. Mi dica... Cesare, oh Cesare, uomo di grande bravazione. Grazie di essere si riteneva qui. Un essere immortale, ma dopo una caduta mutò di convinzione. La bella Lucrezia si dannava perché sazia mai era davanti. Eppur sospetto che molto bastassero bravo, altri due o tre fratelli, mica tanti. Ieri o ieri, sì, lui della famiglia dei pazzi era matto come il suo vecchio e gli toccò la stessa sorte tra i miei lazzi. Perché perdo tempo a cantare? Mi chiedo io sincero, ma voi che state ad ascoltare, davvero il vostro gusto è zero? Dovremmo parlare presto. Di Venezia. Buona serata. Uomo malvagio, assai poco cristiano, si incollerì. L'ho visto prima, quel. Quando mandai a monte il suo piano. Buona serata. Un menestrello stonato, canto in cambio di monete. Se mi vedete in strada, prendetemi a calci se volete.
Al giovane Cesare sentì dire che non poteva essere ucciso da nessuno, così lo lanciai in aria, finendo purtroppo per deludere qualcuno. Nessuno che capisca la mia condizione, la vita di un musico è dura. Cantare per uomini impazienti è una malattia senza cura. Son vestito da buffone, faccio lo stupido e il mimo, imito coloro che disprezzo e non v'è nessun che temo. E quindi canterò il lode ai bambini, sussurrerò il lode alle dame, declamerò il lode ai cavalieri, si fa davvero tutto per fame. Il canto di un menestrello, dicono attiri fanciulle d'ogni sorta, ma quando son io a cantare, fuggon tutte verso la porta. Costantini, e ti prego, fa sì che Bisanzio resista. Oh. Assassino, assassino! Sgombrate la corte! Principe Solimano, riparatevi! Inseguiteli! Ezio! Posso? Grazie. È un sollievo rivedervi, mio caro menestrello. L'ho detto bene? Abbastanza. Ho saputo che siete anche governatore. C'è qualcosa che non fate? Non parlo agli estranei. Mi chiamo Solimano. Ezio Auditore. Principe, siete ferito? Chi è il tuo capitano, soldato? Tariq Barleti è via per motivi di servizio. Rimuovete il cadavere e congedate gli ospiti. Poi convocate Tariq al divano. Sì, mio principe. Tariq Barleti è il capitano del corpo dei Giannizzeri, la guardia scelta del sultano. Proteggono il sultano, ma non la sua famiglia. Non molto bene, pare. Ezio, avete del tempo libero? Vorrei la vostra opinione su qualcosa. Certo, appena mi sarò tolto questi stracci. Bene, venite da me appena pronto. E che metti stracci? Insigo. Allora. Potrei fare. Facciamo. Gioco? Grazie. Non sono in teoria uno che può passare. Che c'è? Ah. Che merda sti pop-up. Allora, dove andare? Ho organizzato un incontro con mio zio Ahmet e il capitano dei Giannizzeri, Tariq Barleti. I Giannizzeri sono fedeli a mio nonno, ma di recente hanno avuto da ridire sulla scelta del suo successore. Vostro zio? Esatto. Essi preferiscono mio padre, Selim. Posizione delicata la vostra. Ma che c'entrano i bizantini con tutto questo? Speravo che poteste saperlo. Vi andrebbe di aiutarmi a scoprirlo? Sto tenendo d'occhio. Posso aiutarvi, fin tanto che i nostri interessi coincidono. Vedrò di accontentarmi. In cima a quella torre c'è una botola che conduce a una stanza segreta. Recatevi lì, aspettate e osservate. C'è problema. Solimano sta indagando sull'attentato alla sua vita. Ascolta la sua conversazione con il capitano Giannizzeri. Tariq Barley.
Ah no, dei giannizzi, dai che parli. Ok, non fatti individuare, vabbè. Quella. Quello sì. I chiazzi. Voglio parlare con voi. Non così in fretta. Vabbè, ho capito. Fa niente. Per favore. Grazie. Che succede, Ezio? Perché non andiamo a ispezionare il locale di quelle piante? Eh sì, che quanti? Ho capito. Dai. Hit. Dai. Basta! Muori! Merda! Questa la pagherai! Cos'hai? Oggi sei in buon umore, eh? Eppure è strano! Oggi non hai ancora ammazzato nessuno e il turno è iniziato da 3 ore! Oh. Via. Maleducatamente interrotti dall'inizio della nostra battuta. Mi pare che stessimo discutendo dei piccoli debiti di gioco. Ok. D'accordo, hai evitato l'argomento per tutto il giorno, ma adesso voglio una risposta diretta. Muori! Oh, pezzo di merda. Sbagliato. Dannazione! Morirai per questo! Ora! Dai! Aia! Sì. Quanto ci vuole? Colpite ora! Mamma mia, quanto è difficile. Farò mangiare il tuo stesso fegato per questo. Muori. Animale. Muori. Ora. All'attacco! Adesso finitelo! Facciamo ad ucciderli? Allora? Oh, e che cazzo? Perché devono essere così duri questi? A vedere. Non neanche... Comunque
AOM de preda. Merda, ti sarai messo contro gente sbagliata. Peccatore, possa la tua anima bruciare all'inferno per l'eternità. Sto recuperando le medicine, non si può segare. Ok. Sali. Sale. Come salgo? Sale. Adesso sale. La fine. Cazzo. Ascolta mio nipote Tarik, la tua incompetenza rasenta il tradimento. E pensare che oggi i tuoi giannizzeri sono stati messi in ombra da un suonatore di liuto italiano. Assurdo. Una mancanza ingiustificabile, Efendim. Vedrò di condurre un'indagine approfondita. Condurrò io l'indagine, Tarik. Per motivi quanto mai evidenti. Evet, mio principe. Avete la saggezza di vostro padre. E la sua impazienza. Sono sollevato nel vedervi sano e salvo. Altrettanto, Solimano. Che Dio ti protegga. Tarik Bey, una parola. Qual era il fine di quest'attacco, mi chiedo? Farmi apparire debole? Un governante incompetente? Se hai a che fare con questa storia, Tarik, hai commesso un grave errore. Mio padre ha scelto me come prossimo sultano, non mio fratello. Ahmed. Non sono così depravato da immaginare il complotto di cui mi accusate. Che cosa ho fatto per meritarmi un tale disprezzo dai giannizzeri? Che ha fatto per voi mio fratello più di me? Posso parlare? Sicuro. Siete un debole. Riflessivo in tempo di guerra e inquieto in tempo di pace. Vi manca la passione per le tradizioni dei Ghazi e tuttavia parlate di fraternità in compagnia degli infedeli. Sareste un discreto filosofo, Ahmed. Ma sarete un pessimo sultano. Ti do licenza di andare. L'ha che appena insultato. A vostro zio manca il rispetto degli uomini che presto comanderà. Tarik è un uomo forte, fiero e capace, ma ambizioso. E ammira molto mio padre. Ma non è riuscito a proteggere il palazzo da un'invasione bizantina. Quello solo merita la vostra attenzione. Esatto. Da dove cominciamo? Per ora tenete d'occhio Tarik e i giannizzeri. Trascorrono la maggior parte del tempo libero in prossimità del bazar. Inizierò da lì appena potrò. E quindi? Che fastidio. Allora, dove devo andare? Guardi qua. Brava. Puttana. Venite, sono sicuro che molti di voi hanno saltato la visita di controllo annuale. Allora, aspetta, io ho una caserma vicino da rifare, perché il capitano se n'era schiappato se n'era.
Pronto? Gioco? Quanto ci ho messo? No, era più vicino a quello di suo, ma va bene. Allora... Ha perduto il senno? Sia rimasto a guardare abbandonando i propri fieri cittadini nell'ora del bisogno. La lingua manca dei mezzi atti a descrivere. Amore, No, scusami. Eccolo, presto, ci sto sfuggendo. Ti ho visto. Fermatevi, voglio parlarvi. Non voglio sapere. Non lo vedo più. Lì, lì, prendetelo. I cavalieri templari. Curioso in quel tipo. Se la smetti di scappare, prometto. Che gioco di merda. Che gioco di merda. Smettila di correre, il tuo destino è segnato. Siamo con voi, amico. Accidenti, che fondi, c'è meglio scappare da per voi. Allora. Perché non contrattacca? Oh. E non per il cazzo e muori, su. Com'è che modo dobbiamo aspettare? Dobbiamo aspettare che si arrivi al domani. Domani è già qui, domani è già qui. Via, via! Maledizione! Sono scosso dalla rabbia sapendo che sono ancora in libertà. Collaboriamo con... Non ci servono dobbiamo scovare e neutralizzare la minaccia. Allora, assassini, vediamo, vediamo. Ah, posso prenderne altri due, cioè, posso recuperarne altri due, poi altri due, dopo che distruggo questa merda di torre. Ok. Ah, salgono da soli di livello?
Allora. Vai. Andiamo a difendere lo stronzo qua, ma. Perdonate la mia irrilevanza. Arruoliamo gli ultimi due. Sono desolato, non mi fate male. Quindi qua non sono i dipinti che interessano, ma i libri. Ok, vorrete. Ti ringrazio per il vostro acquisto. Dispongo persino della versione completa. Facciamo questo, se ci riusciamo, amore, ce la facciamo a salire. Sai che devo andare a distruggere quella torre di merda prima della fine, ce l'hai. Non c'è niente da vedere. Chi ti caga a te? No. Perché? Perché spariscono le robe? Merda di fastidio. Io veramente non... Eh? Complimenti al sacco. Hai visto qui? Va bene, via. Altri strani. Certo. Non riuscirai a sfuggire. Finirà morto o imprigionato se andrà avanti. Alle. Voilà. Oh no, non ho soldi per rimettere a posto la banca. Oh no. Dov'è? E non mi sa che non è ancora passato il giorno. La banca è qua. Allora,
vedere. Vediamo se qui c'è uno da difendere effettivamente. Dannati artisti di strada, cani di molto cattivi. Oh, qua c'è qualcuno da uccidere, finalmente. È viva? Prega che la tua morte sia rapida. A posto. Meriti la solitudine e non c'è bisogno che tu provi paura. Lascia che ricambi la tua cortesia con l'azione, assassino. Se mi accetti, mi unirò alla tua causa. Magari. E com'è? Sto cercando gente. Allora, devo fare gli ultimi. Questo dovrebbe essere l'ultimo assassino che posso reclutare. E... poi dovremo andare a fare la torre, ma la torre devo farla l'indomani. Quindi non la posso fare. Quindi credo chiuderemo il gioco. Perché sono 54. Lascialo andare. Lentamente è verso di me. Voilà. Non disperare di fronte all'ingiustizia. Aggiungi la tua voce e la tua forza alla marea della resistenza. Lo farò. Perché ho sempre voluto servire una causa superiore. Perfetto. E così non abbiamo più così di aiutanti, giusto? Sì. Oh, bello. Allora. Sono sempre buoni. Finirà con l'ammazzarsi. Là. Ehi. Voglio vedere il sarto, cosa c'è? Vedete che cacchio c'è il sarto? Allora, ho le borse. Bianco di Masiaf e bianco è qua. Magari un'altra volta. Va bene così, non ti preoccupare, non c'è sto problema. E contro cosa ho battuto? Ok.
diminuiamo la notorietà per favore, che la globale non mi mette le cose molto bene, molto bene. Io ti prego, lasciami vivere, ti prego. Che questi folli assassini non siano guidati. Cosa credete di fare? L'avete fatto fuggire? Perché i miliziani non proteggono? Fare nessun altro? Ehi, non siete nella. Sai che voglio passare la notorietà prima di uscire. C'è una ragione per i vostri modi. Ops, così. Vi prego, confortatevi. Così. Insomma, devo chiamare le guardie. Nessuno. Oh. No, quello mi rompe i coglioni. O questo. Siete bevuto il cervello, per caso? Un bimbo borsello e la gratitudine della città. Il male diffuso da questi emissari dell'inferno è sufficiente a far lasciare i più forti. Dannazione. Che cazzo, dai. Perché ho ucciso quello stronzo di sopra. Com'è finita poi dal medico? Il cervello non gli funziona. Dai, qualcosa, qualsiasi cosa per la notorietà, please. Scendi. Quando? Mi siete smarriti? Avete bisogno di indicazioni? Avete perduto? Possessione demoniaca? Cos'altro potrebbe essere? Sarà vittima di qualche maleficio. Sarà vittima di qualche maleficio. Avete bisogno di indicazioni, forse? A posto. Guardate che ho voluto metterti a tacere per sempre. Da dove? Da dove pensi che venga? Ah, Epp, aspetta però. Devo salvare. Oh, attenzione a... Non preoccupatevi, perfetto. Sono sempre qui.
E quindi noi ci vediamo stasera alle 10 e non so cosa fare, perché vorrei portare qualcosa di diverso oltre a Rocket o Eurotruck. È diverso, è difficile. Quindi, boh, vabbè, si vedrà. Ciao Vince, e ciao a tutti, e grazie mille per avermi seguito, grazie mille per essere passati a stasera. Buona giornata e buon pranzo.